Eccoci nuovamente, collegamento con lo studio Rai aperto per questi giochi a Lillehammer, ultime parole, ultimi commenti, ultime valutazioni. Beh, indubbiamente l'avvenimento del giorno è rappresentato dall'incredibile argento di Alberto Tomba, dalla fantastica rimonta che dopo il dodicesimo posto della prima manche lo ha portato sul podio. Ma noi preferiamo a questo discorso anticipare quello di un bilancio complessivo della nostra squadra a questi giochi. Con l'argento di Tomba sono ben 20 le medaglie conquistate dall'Italia, mai in precedenza tante. 7 d'oro, 5 d'argento, 8 di bronzo. Vediamo di ricordarveli settore per settore. I risultati migliori dal fondo femminile: oro con Manuela Dicenta nella 15 e nella 30, argento con la Dicenta nella 5 nell'inseguimento, bronzo con la Belmondo nell'inseguimento e col quartetto azzurro della staffetta. Roberto Collini. Manuela Dicenta è la principessa azzurra di questi giochi. La fatina di Paluzza, dopo anni e anni di problemi, di affannosi recuperi, di soddisfazioni ma anche di delusioni, ottiene finalmente riconoscimento a tanto impegno e a tanto coraggio. Nella foresta di Birkenbeinerin ha ingaggiato un grandissimo duello con la russa Yegorova, un duello da riproporre ora nelle battute conclusive della Coppa del Mondo. Ma non possiamo dimenticare Stefania Belmondo, Trapolin, con quel problemaccio al piede destro che l'ha condizionata e limitata. Stefania ha ottenuto un bronzo nella 10 km, ricorrendo a tutto l'orgoglio della grande campionessa, e si è ripetuta poi nell'ultima frazione della staffetta, portando le azzurre sul podio. Bice Vanzetta e Gabriella Paruzzi hanno contribuito a coniare quella medaglia di bronzo che simbolicamente va anche a Guidina del Sasso, la veterana di un gruppo che a Lillehammer ci ha dato tante ma tante soddisfazioni. Nel fondo maschile la fantastica medaglia d'oro degli staffettisti e il bronzo di Albarello nella 10 e di Fauner dell'inseguimento. Sentiamo Livia Forma. Tomba mi dovrà scusare, ma quando i nipoti mi chiederanno cosa mi è rimasto più impresso dell'Olimpiade di Lillehammer dirò la volata della staffetta. Battere i norvegesi in casa loro è stata un'impresa leggendaria. Il merito va all'allenatore Vanoi che ha saputo mettere in campo un quartetto ragionato con il vecchio De Zolt, l'inossidabile Albarello, il regolare Vanzetta e il velocista Silvio Fauner, l'uomo del futuro, l'unico che rivedremo sicuramente a Nagano nel 98. Dopo una stagione piena di malanni, Marco Albarello ha ancora una volta dimostrato di essere un maestro nel passo alternato, centrando il bronzo nella 10 km dietro due mostri sacri quali il norvegese Deli ed il casacco Smirnov. La laurea di maestro nel passo di pattinaggio invece la diamo a Fauner. Per informazioni rivolgersi a Deli, l'idolo di casa sconfitto in staffetta proprio sul filo di lana. Uomini veri quelli del fondo, abituati a faticare ed a drogarsi magari con un buon bicchiere di vino. Vero De Zolt? Sugli scudi gli slittinisti con l'oro della Weizensteiner, l'oro del biposto con Huber e Brugger, l'argento del biposto con Huber e Raffl, il bronzo del singolo con Zegler. Li ha seguiti Marco Fiocchetti. È stata una grande Olimpiade quella degli sliders azzurri, un tocco di rosa a tutte le medaglie grazie alla sagacia e all'esperienza del tecnico Brigitte Fink, un sergente di ferro che ha messo insieme una squadra che ha dato frutti insperati, almeno per gli addetti ai lavori. La Fink, invece, aveva previsto tutto. La medaglia più bella è stata l'oro di Gerda Weizensteiner, ma se vogliamo anche la più facile, infatti Gerda è stata sempre avanti a tutte nelle quattro manche di gara. Il futuro nel singolo maschile è del bronzo di queste Olimpiadi, l'azzurro Armin Zegler, uno junior voluto qui a Lillehammer dalla signora Fink. Stupendo anche l'oro di Huber e Brugger nel biposto al termine di una gara appassionante. Abbiamo lasciato per ultimo l'argento del biposto per salutare un grande atleta che lascia l'attività agonistica, Hansjörg Raffl. Norbert Huber si dovrà trovare ora un nuovo compagno. Chissà se sarà forte come Hansjörg. Lo scialpino femminile ci ha portato l'oro della Compagnoni nel gigante, i due bronzi della giovane Kostner nella discesa nel super gigante. L'oro gigante di Deborah Compagnoni e poi due bronzi con Isolde Kostner, l'ultimo prodotto della cucciolata. Tre medaglie per lo sci alpino femminile che costituiscono un bilancio più che positivo. La conferma giunge da Franz Gamper, il mago delle slalomiste azzurre. Sì, senz'altro. Io in slalom come squadra sono abbastanza buone, allora possiamo essere contenti anche così. Altre medaglie che portiamo a casa. Niente. Comunque una conferma, Deborah Compagnoni è una bella scoperta, Isolde Kostner. Certo, infatti la Isolde ci ha veramente sorpreso. Le ultime sei gare sempre sul podio, vuol dire che è veramente un fenomeno. Magari qualche rimpianto però c'è, perché Morena Gallizio ha chiuso al quarto posto in combinata e al quinto in super gigante, mentre Bibiana Perez è caduta in discesa quando sembrava lanciata verso un argento sicuro ed è uscita in super gigante mentre era in corsa per il podio, un podio che sia la Gallizio sia la Perez avrebbero certamente meritato. Medaglie anche dallo short track, alla sua seconda presenza olimpica, l'oro della staffetta maschile anzitutto e poi anche l'argento nei 5
500 di Willermann hanno avuto come testimone Andrea Fusco. Due medaglie nel giro di un'ora, queste emozioni può regalarle solo lo short track, il pattinaggio di velocità su pista corta. Protagonista all'anfiteatro di Hamar, Mirko Willermann, 20 anni di Aosta, campione del mondo sui 500 metri. Su questa distanza, nella prova decisiva, Willermann ha commesso un solo errore, ma fatale. A pochi centimetri dal traguardo la sua spinta si è improvvisamente esaurita e ne ha approfittato il coreano Hee-hun Chen, che lo ha beffato per 2 centesimi, 43 secondi e 45, nuovo record olimpico. Il primato mondiale appartiene invece a Willermann con 43 secondi e 8 centesimi. Ma il valdostano, dopo l'argento, si è preso la sua rivincita pochi minuti più tardi con la staffetta 5000. Stati Uniti, Canada e Australia gli avversari da battere. E una caduta dei canadesi dopo pochi giri ha stravolto la tattica della gara, con l'Italia che ha subito preso il comando, mantenuto fino all'ultimo. 7 minuti, 11 secondi e 74 centesimi, nuovo record olimpico davanti a Stati Uniti e Canada. Mirko Willermann, Ugo Ernoff, Orazio Fagone e Maurizio Carnino, gli autori dell'impresa. Li ritroveremo tra 4 anni a Nagano. Ed anche il bob, dopo 22 anni, ha conquistato finalmente, il caso di dirlo, una medaglia olimpica. Il bronzo del doppio, esattamente. Ancora Andrea Fusco. Erano due gli obiettivi da centrare: conquistare un oro, medaglia che ci manca dal 68, quando Eugenio Monti a Grenoble trionfò nel doppio e nel 4, e salire comunque sul podio. L'ultima volta accadde a Sapporo nel 72, allora fu argento con il 4. Abbiamo realizzato questo secondo progetto nel doppio con Gunther Huber e Stefano Ticci, un bronzo pesante che ci conferma tra i migliori al mondo. Siamo stati meno brillanti nel 4, dopo le prime due prove eravamo quinti, oggi abbiamo concluso al nono posto, ma c'è una spiegazione. Stefano Ticci aveva un forte dolore alla caviglia destra ed è stato sostituito da Bernard Mayr, 23 anni, alla prima Olimpiade. Un cambio all'ultimo momento nel bob provoca sempre problemi che puntuali sono arrivati, ma possiamo essere comunque soddisfatti. E a conclusione lo sci-alpino maschile, che ha terminato con l'argento di Alberto Tomba. Sentiamo il nostro campione dopo l'impresa di oggi. Sono stato troppo disponibile ultimamente, penso se continuo quest'anno. Dobbiamo capirmi anche gli altri che non ho più la forza di reagire come anni scorsi. Quindi ero talmente stressato che non potevo fare sicuramente una bella gara. Anche un secondo oggi non ci credo ancora adesso. E io penso che adesso mi devo riposare. Andiamo in America, c'è la Coppa del Mondo vicina di slalo. Lo avete sentito, era un Tomba stressato quello che si è presentato al cancelletto di partenza della prima manche, stressato dalle polemiche della vigilia che lo volevano in rotta con l'allenatore Gustavo Töni, asciato con la sola preoccupazione di rimanere in pista dopo la delusione del gigante. E il riscontro cronometrico è stato impietoso, solo dodicesimo a quasi 2 secondi dall'austriaco Stan Gassinger. Ma lui, l'Alberto Nazionale, ci ha abituati a rimonte clamorose, e così è stato nella seconda manche. Dopo un errore iniziale ha messo il turbo, ha rimontato posizioni su posizioni e si è fermato a soli 15 centesimi da Stan Gassinger. Veramente un fuoriclasse il buon Alberto, che in 3 Olimpiadi ha portato a casa la bellezza di 3 medaglie d'oro e 2 d'argento. Ma torniamo alla spettacolare seconda manche di Tomba, così l'ha vista il nostro esperto Paolo De Chiesa. Seconda manche io non osavo neanche sperare una cosa del genere, però sapevo che Alberto doveva riscattarsi, perché era impossibile che non potesse essere bene. Il giorno prima in allenamento era fantastico. Seconda manche quindi parte su queste prime 10 porte molto ghiacciate, anche lì con poco filo, ma questa volta è stata una scelta voluta. Un po' in difficoltà, sbaglia un pochino, ma poi appena arriva su questo manto artificiale si scatena e scia come in allenamento, è incontenibile, una cosa incredibile se pensiamo che ha perso la medaglia d'oro per 15 centesimi, c'è da mettersi le mani nei capelli. Lo sci alpino italiano è tutto qui, se si eccettuano il 5° posto di Peratoner nel super gigante ed il 6° di Norman Bergamelli nel gigante bucato da Tomba. 20 medaglie insomma, mai tante. L'Italia sulle medagliere è preceduta solo da Russia, Norvegia e Germania, ma precede Stati Uniti, la Corea dei patinatori, il Canada, nazioni tipicamente alpine come la Svizzera e l'Austria, il Giappone e altre 12 nazioni andate a medaglia, per non dire delle altre. Indubbiamente un grande successo che tinge di bianco lo stereotipo mandolinesco del paese del sole. E ora si torna a casa tutti, gli atleti e noi amici ascoltatori che di giorno in giorno vi abbiamo raccontato le loro imprese. Roberto Collini, Livio Forma, Marco Fiocchetti, Andrea Fusco e Ettore Frangipane, che vi salutano, insieme ai tecnici Michele Farro, Pierino Bonifazi, Alberto Maltagliati, Renzo Zaninotto, Pasquale Annunziate e Marco Galli. Vi diamo tutti appuntamento, perché no, alle Olimpiadi prossime, e restituiamo la linea a Roma.